Sandro Cossiga, delegato dal sindaco puteolano Enzo Figliolì alle politiche giovanili del comune. Domenica prossima a Monteruscello un evento importante, soprattutto per i giovani. Sì, finalmente possiamo dire che domenica al Palazzetto dello Sport di Monteruscello ci sarà la finale dei campionati nazionali italiani della VTK. Che cos'è? 2.300 atleti finora iscritti, ma le iscrizioni sono ancora aperte. A seguito di tutti i gironi che ci sono stati al nord, centro e sud, svolgeranno le finali dei campionati nazionali di arti marziali. Ci sarà una grandissima affluenza, si parla del più grande evento sportivo in Campania negli ultimi anni. Un evento che servirà soprattutto ad aggregare i giovani, a farli stare insieme, a socializzare. Questa è la parte più nobile e più importante dello sport, soprattutto per questi sport che qualche volta vengono considerati sport minori, ma non lo sono. Assolutamente, infatti per questo come giovane l'importanza dello sport per i giovani dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista formativo, perché oggi lo sport è visto soltanto come un passatempo, i giovani spesso sono adulti fin da bambini, nel senso la loro formazione è prettamente rispetto a quello che dovranno dare in futuro nell'ottica lavorativa, invece in pedagogia è proprio specificato che svolgere dello sport, ma uno sport sano, è fortemente formativo per i giovani, ma proprio per una crescita personale. E a proposito di sport formativo per i giovani, abbiamo sentito le ultime sul calcio scommesse, Lega Pro e Dilettanti, per cui diciamo, questa manifestazione, questo evento servirà proprio a dare un segnale diverso. Assolutamente, purtroppo come in ogni ambiente c'è qualcosa di sano e qualcosa di malato. Noi cerchiamo di dare un taglio diverso, tant'è vero che queste nazionali normalmente si dovrebbero svolgere a Roma, ogni anno si svolgono a Roma, ma con il presidente della VTK regionale, Sergio Salemme, e con i suoi collaboratori, in particolare Michele Narciso, siamo riusciti a portare questo evento a Pozzuoli, in particolare a Monteruscello, la periferia della città a cui io sono particolarmente legato, anche l'amministrazione particolarmente legata, e siamo riusciti fortunatamente quest'anno a portare questo evento nazionale. Ma sarà l'inizio, perché durante tutto l'anno abbiamo stretto già un legame con la VTK e con la Federazione Sportiva affinché per tutto l'anno ci saranno eventi grandi e gratuiti per tutti i giovani di Pozzuoli.